Sziasztok mindenkinek! Benvenuti alla classifica dei miei film che ho visto rigorosamente al cinema. Questa classifica si compone in 5 posizioni a cui ho dato, durante quest'anno ovviamente, a tutti questi film che ho visto, ho dato delle stelle di gradimento. Una stella ai film che non mi sono piaciuti affatto, sono stati proprio una delusione e ce ne sono stati parecchi quest'anno. E poi 5 stelle, ovviamente 2, 3, 4, 5 stelle, il massimo che ho dato a film che mi sono proprio piaciuti tanto, 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 tanto. Ma andiamo subito con l'ultimo posto. I film a cui ho dato una sola stella sono stati molti di più di quanto mi aspettassi. Partiamo con Silence di Martin Scorsese. È una storia vera, un ottimo film sicuramente, ma non mi è piaciuto perché era troppo lento, troppo lungo, sceneggiatura, film, durata, tutto estenuante. Quindi un vero macigno. Wonder Woman, devo dire che forse del nuovo DC Universe è stato il miglior film, ma è comunque, insomma, ho dato una stella, non a caso. Transformers, l'ultimo cavaliere, beh, signore, ho dovuto dare una stella nonostante Transformers sia un franchise che mi piace molto. Purtroppo, una grandissima delusione, non so come continuerà, non so che ci sarà un nuovo spin-off su Bumblebee ambientato negli anni 80. Probabilmente negli anni 80 lo stile salverà il franchise di Transformers, non ne ho idea. Come ti ammazzo il bodyguard, con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson, non mi ha fatto ridere, volevo che finisse subito e purtroppo niente, è stata una delusione. Pensavo dovesse essere una bella commedia brillante. Samuel Jackson probabilmente è l'unica persona che si salva nel film. E poi la più grande delusione di quest'anno, il film che ho odiato in assoluto di più, buchi, acqua ovunque, Justice League. Non ne ho altro da dire. Ma passiamo subito ai film a cui ho dato 2 stelle, quelli che se la sono cavata leggermente meglio di questi ultimi. Ho dato 2 stelle quest'anno a Life, un film sorpresa, devo dire che è un horror, space horror. Purtroppo non è il massimo dal punto di vista della sceneggiatura e della recitazione, anche se c'è un, come sempre, una garanzia Gyllenhaal e non a caso c'è lui, perché questo film secondo me l'ho visto solo per il finale. Finisce molto meglio di come inizia. Quindi va bene, 2 stelle, non di più purtroppo, perché non ce ne sono di migliori, come vedrete. Kong, Skull Island, devo essere onesto, mi è piaciuto, ma purtroppo non tutto il film, ovviamente solo alcune parti sono state belle. La computer grafica fin troppo eccessiva e quella, devo dire, che ha influito in maniera negativa sul film. Bravissimo Samuel Jackson, ovviamente, anche qui. Poi una leggera delusione, perché potevano fare meglio, La Mummia con Tom Cruise, il reboot di questo franchise che doveva iniziare l'universo dei mostri Universal. Credo che finirà qua questo franchise di Universo, chissà, vedremo. E devo essere onesto, questo film che sto per dire ho dato 2 stelle soprattutto per la sua lunghezza e pesantezza di sceneggiatura, ma dal punto di vista tecnico e per un paio di scene spettacolari vincerà sicuramente l'Oscar per la miglior fotografia, Blade Runner. Passiamo subito a tutti i film a cui ho dato 3 stelle, quelli che mi hanno soddisfatto, ma che non sono stati né troppo belli, ma neanche troppo brutti, insomma. 3 stelle do a Fast and Furious 8, che sono sempre molto bravi gli sceneggiatori di questa saga. Io spero che con i nuovi capitoli, credo ci sarà uno spin-off nel 2019, credo, quindi nel 2020 il nono Fast and Furious finirà col decimo capitolo. Riescono sempre a reinventarsi.
e a scrivere molto bene la storia. Quindi non è solo action, c'è molto di più. Una piccola soddisfazione quest'anno. Pirati dei Caraibi è esattamente da 3 stelle, non ti dà troppo, non ti dà neanche poco, è un pirati, ovviamente non ai livelli dei primi della trilogia, ma meglio del 4° capitolo. Dunkirk di Christopher Nolan, lui è il mio regista preferito, ho dato 3 stelle perché appunto dal punto di vista tecnico, registico, è spettacolare, perfetto, la fotografia è perfetta, è quasi tutto perfetto, ma è una specie di quasi documentario, 1 ora e mezza, durata giusta, giustissima, va bene, ha fatto il suo lavoro, è Nolan, è una garanzia, ma non è il vero Nolan che io aspetto. Poi 3 stelle a Kingsman, il cerchio d'oro, è un more of the same, nulla più nulla meno del primo, bellissimo, intrattiene quanto basta, consigliato. Assassino sui Orient Express ho dato 3 stelle, è un buon film di intrattenimento, va bene per quel che deve fare, appunto nulla di più nulla di meno. Soddisfatti, usciamo dal cinema soddisfatti. E poi purtroppo devo dare 3 stelle, ma 3 stelle e mezzo diciamo, a Star Wars Episodio 8, l'ultimo Jedi. C'era molta aspettativa dietro questo film, io volevo che davvero potesse migliorare ciò che ha fatto Episodio 7, ma credo proprio che ha preso Episodio 7 le basi, le ha distrutte e ha fatto un altro film. Rian Johnson, per quanto alcune scene siano bellissime, però in generale la storia non mi ha convinto per niente. Aspetto e spero nella conclusione di questa trilogia degli Skywalker, nuova trilogia degli Skywalker, con Episodio 9. JJ, siamo nelle tue mani. Andiamo velocissimi, abbiamo poco tempo, volevo farlo 10 minuti questo video, quindi 4 stelle, quindi andiamo nel tema più caldo, insomma, i film che mi hanno veramente quasi colpito, mancava poco per arrivare alla perfezione per me, La La Land, stupendo. Voi direte, ma La La Land ha vinto già gli Oscar, è uscito l'anno scorso, sì, magari in America, ma quest'anno l'ho visto io, credo, a febbraio, al cinema, stupendo, da tutti i punti di vista, ma andiamo avanti. Un altro film che mi ha convinto tantissimo quest'anno è stato It, più di un horror, io non amo gli horror, ma It è stato perfetto, quindi guardatelo, consigliatissimo, recuperatelo se non l'avete fatto. Poi, gli ultimi, siamo agli sgoccioli dell'anno, Thor Ragnarok, è fantastico, ma ovviamente non raggiunge il top perché nonostante sia un Marvel film, ovviamente, è fin troppo simile a Guardiani della Galassia volume 1, volume 2, insomma quello stile lì, è un poco Thor, molto Guardiani, con un po' di Hulk, insomma, però hanno confezionato un bellissimo film di intrattenimento, 4 stelle garantite. Mi ha fatto molto molto ridere, ci sono molte situazioni originali e ovviamente è abbastanza connesso con il Universe, Marvel Universe, è un ottimo villain. Poi la sorpresa di quest'anno, ho finito questo 2017 con un film che mi ha veramente stupito, ecco perché l'ho premiato con 4 stelle, Jumanji, Benvenuti nella giungla, un vero e proprio sequel diretto del primo Jumanji, non ve ne pentirete, consigliato, appena uscirà al cinema in Italia, recuperatelo. E adesso, signori, 5 stelle, sono gli ultimi 3 film, i film che questo 2017 mi hanno colpito di più, mi hanno emozionato, mi hanno fatto divertire e forse anche un poco commuovere. Sono 3, quindi ho creato un podio, un piccolo podio, un bel bronzo, a 5 stelle però, si merita Baby Driver di Edgar Wright, un film che davvero mi ha stupito tanto, mi ha emozionato, tutto veramente perfetto, con alcuni richiami a Quentin Tarantino, con il suo stile pulp, stupendo, davvero uno appunto dei migliori film di questo 2017.
argento, ma per poco. Guardiani della Galassia volume 2. Non a caso è al secondo posto. Volume 2 quest'anno mi ha davvero intrattenuto tanto, tantissimo. È più di un more of the same, approfondisce la storia dei protagonisti, quindi si concentra più sui personaggi che, con le che sulle situazioni, ed è davvero molto profondo come film, più di un film di intrattenimento. Lo stile di James Gunn è incredibile, davvero 5 stelle, ma uno dei migliori film di quest'anno. E forse qualcuno se ne sarà già accorto dalla maglietta che indosso. Ecco, vabbè, allora facciamo così. Questo è, c'avevo il secondo posto pronto con Baby Groot qui. Recuperatelo se non avete visto Guardiani della Galassia volume 2. Ovviamente il primo e il secondo sono due film incredibili, i migliori film del Marvel Universe. E il miglior film, appunto, di questo 2017 cinematografico, quindi solo dei film che ho visto io al cinema. Dai, lo scarto, è lui. Facciamo così, ve lo faccio vedere così, signori. Spider-Man Homecoming è il mio best movie di questo 2017. È incredibile, ma vero, il terzo reboot mio personaggio dei fumetti preferito in assoluto nel giro di pochissimi anni. Però quest'anno è quel film che mi ha stupito molto, ma molto, ma molto di più di quanto mi aspettassi, con il miglior villain, Michael Keaton, di questo Marvel Cinematic Universe. Lui è da Oscar dentro questo film, cioè film comunque un blockbuster che non vengono tanto considerati dal punto di vista degli Oscar, più come la recitazione, sceneggiatura, eccetera, no? È pur sempre un film di intrattenimento, ma lui è tanto in questo film. Lui fa oltre il 50% del film. Poi Tom Holland, grande rivelazione, grande sorpresa. Per non parlare della regia di John Watts, che è incredibile, con richiami a John Hughes, è una giornata spericolata, non mi ricordo quel film, una pazza in italiano, perché io purtroppo i film, i titoli in italiano non sempre li so, una pazza giornata di vacanza con il mitico Matthew Broderick, che è un film dell'86, se non l'avete visto recuperatelo su Netflix, a cui Spider-Man Homecoming non solo si ispira molto, ma c'è anche una scena cameo del film. Quindi, ragazzi, io vi consiglio assolutamente Spider-Man Homecoming con il Magnete Ragno. Questi sono stati i film che ho visto al cinema, quelli che mi sono piaciuti meno, quelli che mi sono piaciuti di più. Quali sono i vostri? Fatemelo sapere con un commento o un messaggio, ma meglio i commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto buon anno e ci vediamo l'anno prossimo, chissà, forse al cinema. Ciao, sia Stock! E